ma che cazzo stai scherzando? A destra, la mano con sì. Questo dove c'è il braccialetto per ricordarmelo. Sì, okay. Vai un po' a destra. Ecco, noi siamo un po' così, un po' coglioni, quindi... cioè, non siamo come noi, non siamo come noi, siamo un po' più cazzoni. Siamo, sì, un po' così, esattamente, perché crediamo molto nell'ironia come punto di dell'umorismo che... ah no, sì, sì, quella roba lì, lui è l'esperto di pedagogia dell'umorismo. Se vuoi metterlo nei tuoi video di TikTok facendo nome e cognome, a me va bene. Diciamo che TikTok è nata come una piattaforma con i balletti, quindi io non so farli quei balletti, non mi sentirei anche un po' a disagio a farli, esatto. E cioè, sembrano facili, ma ti devi mettere anche lì a impararli, quindi non sono così scontati. Io invece studio psicologia, già questa cosa la facevo su Instagram, quindi ho detto perché non provare a farla anche lì. In realtà poi lì mettevo già dei video, cioè quelli che mettevo su Instagram li mettevo a caso anche lì perché boh, sì, vabbè. E poi iniziata la quarantena ho detto ma se provassi a farli proprio apposta per TikTok, e mi sono messa proprio super d'impegno, perché comunque non avendo i mezzi da prendere per andare in università, alcune video lezioni non le seguivo nemmeno, mi si è liberato molto tempo, allora mi sono buttata lì. Poi cioè non me l'aspettavo anch'io, io ho fatto così un po' per gioco. Boh, secondo me per capire TikTok devi avere la mia età o meno, perché grazie, sennò... cioè, no, no, ma lo dico cioè, proprio con tutto il bene del mondo, perché anche per esempio Luca... Per gli anziani, con tutto il bene del mondo per gli anziani. No, ma nel senso, io ho 20 anni, non è che uno che ne ha 21 è anziano, però nel senso è proprio... non so, un modo di approcciarsi ai social network che noi abbiamo proprio nel sangue perché ci siamo cresciuti, che ci permette di capirli proprio istantaneamente, nel senso che io me lo sono scaricata TikTok e anche a me a prima visione mi sono sentita super vecchia, perché non, cioè, guardavo e dicevo cos'è questa roba, cosa sono i balletti, cioè mi chiedevo e dicevo perché la gente dovrebbe guardare una persona che balla. Poi però alla fine usandolo un po' così ti intrattiene, perché se tu stai studiando, vuoi fare una pausa di 5 minuti e staccare il cervello, apri TikTok e ti intrattiene moltissimo, ti diverti. E poi a un tratto è passato un'ora. E ti bocciano l'esame. Vedete che i social fanno male? A me succede così di sera, prima di dormire, dai, do un'occhiatina, 5 minuti. Ecco, quello no. Quanta luce stasera? Sì, esatto. Quello è verissimo. Poi succede come tutti gli altri social, che inizialmente li si usa per un determinato pubblico e poi ci si allarga. Io guardando TikTok vedevo le persone che ballavano, poi a un certo punto mi sono imbattuta in un video di un avvocato che si chiama Massimo Dona, che spiegava tipo lo sai che al supermercato mettono le cose così per fartele comprare, e lui faceva dei video super interessanti. Io ho pensato caspita, ma se c'è gente che li guarda lui che fa infotainment, quindi anche agli adolescenti interessano questo tipo di cose, quindi potrei parlare delle mie cose di psicologia. Sì. Poi ovviamente non in maniera troppo approfondita, perché lì hai un minuto di tempo e se semplifichi troppo rischi di banalizzare, quindi quello che faccio io è ti dico una curiosità, poi se tu vuoi approfondire vai su Instagram. Io paga rispetto al tuo pregiudizio, non è che sono tutti testi e culi e basta, perché quello di sessualità è diverso rispetto a Instagram, che ormai è pesantemente legato all'immagine modella, muscoli dell'uomo eccetera eccetera. Lì invece c'è anche tanto spazio per chi sa far ridere. Perché chi sa far ridere, mio, becca un botto, eh. Se sai, sia uomo che donna, se sai far ridere, la zeghi, come quello che vi ho mandato, questo tizio sì, che sì, fa questo ragazzino molto simpatico. E poi, cazzo, c'è l'affettività più vera con cani e gatti, cioè c'è l'amore più totale per cani e gatti. È una roba meravigliosa, sei un attimo giù triste, ti fai un giro a cercare un po' di cani e gatti di TikTok e ti riferisci su di morale, perché il mondo è bellissimo. Sì, sì. Poi TikTok non ti fa perdere tempo, diciamo, nel senso che quando tu segui tot persone su Instagram, Instagram ti fa vedere le loro cose e tu non puoi scegliere se una cosa ti piace o non ti piace. Sì. Magari un giorno una cosa ti piace, un giorno un'altra cosa non ti piace, mentre TikTok funziona in modo tale per cui ti fa vedere le cose che sa che ti piaceranno. Perché in base ai like che metti e le cose a cui commenti, c'è anche una funzione.
TikTok. L'algoritmo di TikTok. Sì. C'è anche una funzione ancora, per cui puoi cliccare sul video che stai vedendo e dire non mi interessa. Basta, per esempio, a me i video dei gattini non piacciono. Cioè, senti, i gatti mi piacciono. Sei una brutta persona. Sei una brutta persona. Io me ne vado. Preferisco altro, quindi io mettevo non mi interessa e io quei video non li vedo più. Mentre tu magari ne vedi tantissimi, no? Sì, perché metto solo like su quelli, quelli che mi fanno piangere, quelli che vanno su e mi sempre, sempre. Perché sembra cattivo ma ha un cuore. Dai. Oh, ci sta. Poi anche le persone che fanno ridere piacciono molto, sì, nel senso che per esempio Cecilia Cantarano ha milioni di follower, vabbè, oltre a essere una bella ragazza, lei ha iniziato a fare video facendo ridere, cioè proprio... Sì, prendendosi in giro e prendendo, cioè, con una dimensione molto bella, no? Non di sfottò e basta, o di volgarità, ecco, anche la volgarità, ogni tanto ti becchi qualcuno che fa anche solo le battute sulla sessualità, così, hanno molto meno like rispetto a quello che ti fa ridere normalmente, ecco. Secondo me è una bella cosa. Sì, questa è una cosa stupenda che io avevo notato subito, che... È come se TikTok si impegnasse per mantenere un ambiente consono, perché sa che ci sono, cioè ci sono dei bambini. Io ho delle follower che mi vengono a seguire su Instagram e mi scrivono che hanno 10 anni. E devi tutelarle queste bambine, questi ragazzini. Sì, sì. E quindi tutti... Il follower di 10 anni... Sì. Di una ragazza che parla di psicologia, hai capito? Sì, muti. C'è un mondo migliore, è una buona speranza questa, che un bambino di 10 anni si interessi di materie come queste, non come noi che a 10 anni ti interessavi. Sì, infatti ha detto bambine per la differenza di genere. Ah, giusto, bravo, esatto, giusto, è vero, scusa. Beh, a proposito, gli adolescenti di oggi sono molto più sensibili a tematiche che magari noi... a cui magari noi non facevamo tanto caso, per esempio sono molto più aperti al mondo LGBT, sono molto più, cioè se una persona fa un commento critico fa veramente una brutta figura, poi c'è proprio una community, nel senso che quando partono dei trend che non vanno bene vengono fermati. Li seguono subito, sì sì. Sì, esatto. Cioè, non si vede il peggio del peggio che abbiamo visto in questi mesi su Facebook, ad esempio. Esatto. No. Dagli adulti, è un mondo parallelo, cioè, che... è veramente molto bello, cioè molto molto positivo, cioè se una persona magari non lo so, su Instagram vede la foto della modella e siccome è invidiosa fa un brutto commento, su TikTok invece le persone seguendoti sono molto più incoraggiate a scriverti cose positive. E quando magari, e se ti seguono da tanto, quando magari dici qualcosa che è fraintendibile, ti difendono anche nei commenti. Cioè, io a volte non mi rendo conto che magari dico una parola sbagliata, perché do certe cose per scontate, e ci sono le persone che mi seguono che rispondono al posto mio dicendomi no, ma guarda che magari intendeva quest'altra cosa ed è bellissimo. È una cosa che su altri social non c'è molto, cioè anzi, quando inizia l'odio alimenta altro odio e... È vero, è vero. L'hating, sì, sì. C'è pochissimo spazio per l'hating. Esatto, quindi aspettiamo che TikTok, dentro TikTok arrivino gli adulti e poi finisce questo video. Così roviniamo il... Esatto, esattamente. Basta solo aspettare un po', arriveranno e poi finisce tutto. Esatto. E daranno la colpa ai ragazzi, perché, esatto. Perché è sempre colpa dei ragazzi, perché che cazzo. Esatto, che non hanno i valori. Non c'hanno... Esatto. Se ci pensi, quando tu apri un'applicazione per svagarti non te ne frega niente delle critiche, dell'odio, cioè vuoi solo positività, vuoi solo staccare, non vuoi vedere una persona che si lamenta, e quindi secondo me anche quello è l'obiettivo. Un'altra cosa che ho notato è che l'assistenza di TikTok risponde subito, cioè se tu segnali un qualcosa, tipo a me è capitato di segnalare dei commenti che erano palesemente o spam, tipo vieni a vedere il mio profilo, oppure commenti che proprio a caso volevano dire cose che non c'entravano o incitavano all'odio. Hai vinto un iPhone. Cosa? Hai vinto un iPhone. Ma perché non sono veri quelli. Cioè tu fai la segnalazione, già il giorno dopo ti arriva la notifica e abbiamo guardato il contenuto, abbiamo deciso di... e sono molto molto veloci, quindi secondo me è una cosa a cui tengono particolarmente, proprio il fatto che TikTok rimanga questo posto bello, diciamo. Quindi ricordati, Vale, che dopo devi dire durante l'intervista che 1000 visualizzazioni su un video per 40 volte.
me la caserò, cioè voi siete finiti ragazzi, basta, io sono più grande. No, io ho creato il profilo su TikTok ma non l'ho, sì, cioè, lo, sì, sì, come al solito, esatto. Cioè io proprio appartengo a una generazione, cioè, che fa fatica, cioè è difficile, proprio devo trasformare la testa ogni volta, nonostante trovi delle cose veramente fichissime. E però, porca miseria, faccio una fatica. Beh, loro lo sanno, io tutto ciò che è digitale. Cioè. Però sono già molto migliorato, pensa come ero prima, vai. Non ci seguite, non siete nessuno. Esattamente. Valentina, è vero che se non ci seguono non sono nessuno? Ciao, grazie mille. Ciao.